Y uguale a tangente di x meno 2. Allora, stesso discorso di prima, possiamo provare a scambiare le due cose, quindi avremo x uguale a tangente di y meno 2, ok? E di conseguenza avrò y meno 2 uguale all'arco tangente di x, e quindi y uguale ad arco tangente di x più 2. Qua stesso discorso, se pensiamo al dominio R, giusto? Sì. Mentre invece avremo l'immagine che sarà meno pi greco mezzi, giusto? Perché l'arco tangente restituisce questi valori. Sì, è giusto. Ok. Poi, y uguale a la 2x, quindi possiamo qua scambiare, quindi avremo x uguale alla 2y e di conseguenza avremo che 2y sarà uguale al logaritmo in base di x. Ok? Quindi y uguale a ln x fratto 2. Ok? Qui stessa cosa, se pensiamo al dominio di questa avremo R, l'immagine R più, e infatti torna perché qui abbiamo un logaritmo. Ok, giusto. Quindi se osservate, no, la funzione inversa, se pensate a quello che succede fra i due insiemi, avete questo e questo, no? Quindi tornano che abbiate dominio e immagine che. Dominio con dominio in realtà sarebbe più corretto, ma fondamentalmente così funziona. Ok, vediamo quest'altro. Y uguale logaritmo in base 2 di x più 1. Stessa cosa, quindi vado, avrò x uguale a logaritmo in base 2 di y più 1. Quindi uso la definizione di logaritmo, quindi avrò y più 1 uguale a 2 alla x, e quindi y uguale a 2 alla y meno 1. Ok, ora il dominio di questa qui è meno 1 più infinito, chiaramente l'immagine è R, infatti questa qui vive su tutto R e poi mi ridà. Ok, sì, giusto. Giusto, vive su tutto, no? Sì, vive su tutto R. Sì, giusto. E stavo solo controllando che questo andasse effettivamente da meno 1 più infinito, è giusto, perché questa qui vive su tutto R e mi dà questi valori, quindi funziona. Poi abbiamo y uguale e alla sen x, quindi avrò, che devo sostituire, x uguale e alla sen y. Ok, quindi potrò scrivere sen y uguale a ln x. Sì, e quindi y sarà uguale all'arco seno del logaritmo di x. Giusto, no? Ora, se pensiamo a chi è il dominio, e alla sen x, richiediamo, ah, perché qua deve essere poi invertibile. Beh, vale il solito discorso, quindi vale il discorso di quando andate a fare l'inversa. Quindi è fra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Giusto.
Mentre invece qua vedete che l'arcoseno sarà tra meno e alla meno 1 ed è perché qua state andando a, cioè se pensate ai valori che può assumere, se mettete meno pi greco mezzi e alla meno 1, ok? Pi greco mezzi e alla 1. Ok, di conseguenza, sì, così funziona. Vediamo quest'ultima, y uguale a sin x cos x. Allora, qui bisogna trasformarla per poter trovarla inversa, quindi vado a usare la formula di duplicazione, un mezzo, giusto? È come scriverla così, un mezzo seno di 2x. Quindi adesso posso scambiare x con y, quindi avrò un mezzo seno 2y uguale a x. Quindi di conseguenza, beh, se la girate, avrete 2x uguale a seno di 2y. E quindi 2y uguale ad arcoseno di 2x. Quindi, definitiva, la funzione inversa di questa è y uguale a un mezzo arcoseno di 2y. Ok? Ovviamente, sì, 2y deve essere compreso tra meno 1 e 1. Ok? Infatti, se pensiamo a questa funzione qui, per poterla invertire, sarà fra meno pi greco quarti e pi greco quarti. Ok? Ed essendo 2y compresa fra queste due, avremo che meno un mezzo, no? Questa qui. Se vedete questa funzione, i valori che assume sul suo dominio saranno fra meno un mezzo meno. Stiamo parlando di quello che dobbiamo fare per poterla di fatto invertire. Ok, qua invece ci viene detto di, prese queste funzioni qua, individuare le funzioni elementari che le compongono. Ok? Vabbè, qua si vede che questa è una composizione della funzione x meno 2 con radice di x. Giusto? E con la funzione logaritmo di x. Cioè abbiamo fatto il logaritmo della radice di x meno 2. Sì, giusto. Sì, così funziona, esatto. Poi, qua invece abbiamo, beh, 2x come funzione e seno di x, quindi è il seno di x, poi seno di 2x, abbiamo questa. Stessa cosa, qui abbiamo la radice di x, dalla più interna, diciamo, poi seno di x, e poi logaritmo di x. Abbiamo fatto il logaritmo del seno della radice di x. Qua invece abbiamo, sempre dalla più interna, no? Abbiamo x quadro ed è alla x. Vabbè, questo è facile, sono abbastanza intuitivi. Tangente di e alla 1 su x, qua abbiamo 1 su x, e alla x, e la tangente di x. Quindi abbiamo composto queste tre insieme. E infine, questa qui non bisogna cadere in inganno, perché questa è il logaritmo di x che è stata composta con 1 su x. Ok? Cioè, la più interna è il logaritmo di x. Poi, qua, date queste funzioni, ci chiede di comporle, quindi andare a scrivere g composto f ed f composto g. Ora, g composto f significa che g va a lavorare sull'immagine di f, no? Ok? Quindi g composto f di queste due sarà seno di 1 fratto x più 3. Mentre f composto g sarà 1 fratto il seno di x
più 3. Qui stessa cosa, G composto F, F composto G, G composto F, avremo la radice di x quadro meno 5. Mentre F composto G sarà la radice di x al quadrato meno 5, quindi x meno 5. Stessa cosa, andiamo a farla qui. G composto con F sarà la tangente di logaritmo di x meno 1. Sì. Mentre invece qua abbiamo il logaritmo tangente di x meno 1. Ok. Poi, allora qua ci viene chiesto di verificare che queste funzioni abbiano effettivamente il periodo che compare qua a fianco. Allora, per verificare che abbiano il periodo usiamo la definizione di funzione periodica, cioè andiamo a scrivere che, cioè vogliamo controllare se coseno di x più k 8 pi greco meno il seno di x più k 8 pi greco fratto 4 sia uguale a coseno di x meno seno di x quarti. Ok, questo è ciò che bisogna controllare. Ora qui è molto semplice da fare questo perché sen alfa e cos alfa sapete che sono tutti definiti per multipli di 2 pi greco e quindi di fatto la prima cosa che posso dire è che parlo di questo adesso, ok? Qua posso subito scrivere coseno di x meno, qua riscriviamolo invece, seno di x quarti più 4, 8 fatto 4 fa 2 e allora vedete che ottengo praticamente questa. Ok, quindi sì. Questo è il periodo di questa funzione. Ok, tangente di 2 pi greco x, devo verificare che è questo. Quindi usiamo ancora la definizione, quindi vado a scrivere tangente 2 pi greco x uguale a tangente di 2 pi greco per x più 1/2 k. Ok, allora posso fare i conti, direi, quindi vado a fare i conti, avrò tangente di 2 pi greco x più k pi greco, ma so che la tangente ha pendice da k pi greco, quindi questo è uguale a tangente di 2 pi greco x. E quindi anche questa l'abbiamo verificata. Qua invece devo verificare che se inquadro x il suo periodo sia effettivamente pi greco. Quindi cos'è che devo andare a scrivere? Posso andare a scrivere che se inquadro di x più k pi greco uguale a se inquadro, dov'è che è? Se inquadro x, giusto, semplicemente questo. Ok, quindi questo è quello che devo verificare. Ora, come posso fare? Beh, posso. Dipende da K. Se K è 2, 4, 6, meno 2, è un conto, giusto? Perché allora. Quindi se k è pari, posso scrivere che seno di x più k pi greco, cioè sono multipli di k pari, quindi posso scrivere che è sen x, giusto? Se k è dispari, il seno di x più k pi greco invece è meno sen x, se pensate agli archi associati, no? Quindi,
Ah, però è tutto al quadrato questo, perché questo è come dire questa roba qua. E quindi ottengo questo, ottengo che quello in blu è uguale a più o meno sin x al quadrato, e quindi sì, quindi è verificata.